Ci sono tanti maestri che raccontano. Io non vi racconto nulla, vi faccio semplicemente vedere. Quando si racconta si può lavorare anche di fantasia, quando si mostra non è possibile. Tutorial Schools NIMP. La pronuncia del nome non è esatta, ma in Italia lo conosciamo così. La situazione in cui mi trovo è molto semplice e dal fermo immagine capirete dove sto proiettando la mia ninfa. Un lancio leggermente ondulato e di rigore per contrastare le correnti del posto. Inizia la passata vera e propria e la coda si trasformerà come nell'immagine successiva. Da questo punto leggere variazioni di velocità di discesa o di traiettoria ci segnaleranno la boccata, che arriverà velocissima. Praticamente tutta l'azione è uguale identica alla tecnica della mosca secca, con un'unica differenza: l'artificiale sarà sommerso e non visibile. Però ci tengo a sottolineare che tutta la coda sarà perfettamente visibile ed è essa che ci segnalerà, facendoci l'occhio e un pochino d'esperienza, il momento corretto della ferrata. Con questo tutorial cerco di stuzzicare la vostra curiosità, perlomeno farvi vedere che l'azione è piuttosto semplice. L'attrezzatura non è assolutamente un problema, perché questa tecnica si può praticare sia con una canna da 6 piedi che con una canna da 11, quindi l'attrezzatura, qualsiasi essa sia, va bene. Idem dicasi per il finale: un normale finale da mosca secca con un tip non troppo lungo va comunque bene sempre. Sottolineo che gli artificiali non sono mai troppo pesanti, anzi, direi piuttosto leggeri. Questo perché un artificiale presentato a mezz'acqua, ovunque esso si trovi, e la sua leggerezza gli permette di fluttuare, attira trote dal basso e dall'alto, quindi la ragione, ragazzi miei, sta sempre nel mezzo e mai da una parte sola. Pensateci un attimo, per piacere. Inoltre ci tengo a precisare che questa è una delle tecniche più micidiali che io abbia mai usato in tutta la mia storia di pescatore. Parliamo di oltre 65 anni. È per questo che io le so tutte e non faccio finta di sapere come qualcuno. Io le so, punto e basta. Su Amo Group del 16. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.